Di solito beviamo alla fine, ma questo giro, visto che sei capo, beviamo prima, come apertura. Italian Wine Podcast. Cin cin with Italian wine people. Welcome to a new episode of On the Road with Stevie Kim. Today's episode is the first in a series of 5 interviews that took place at the Wine Cube in Rome. Stevie meets Massimo Reggiani, the managing director of Parteza for Wine, and they discuss his upcoming projects. Hello, my name's Stevie Kim, and welcome to Italian Wine Podcast On the Road Edition. Today we are here for Parteza for Wine. It's an event called Wine Cube. This is the second edition because we did a few months ago back in Milan, and today we're here with Roman. Right now we have a very special guest. His name is Massimo Reggiani, giusto? Giustissimo. Okay. And he's actually the big boss of all of Parteza. So we will be having a small talk with him today. Allora, Massimo, qual è il tuo ruolo esattamente? Managing director, per come lo diciamo nella company, e amministratore delegato, per come lo interpretiamo in Italia. Ok. Per tutto il gruppo di Parteza? Per tutto il gruppo di Parteza, sì, sì. Da quanto che sei in Parteza? Allora, sono 34 anni che sono in Parteza. Ma in Parteza? Quindi sei nato con Parteza? Esattamente. Tu pensa che mio padre aveva un'azienda di distribuzione di bevande in Romagna e lui mi chiese, io ero abbastanza giovane, ma allora continui tu a fare questo mestiere? E io in quel momento avevo una scuola di paracadutismo che ho tenuto per 10 anni. Ah, e sì? Quindi gli ho detto, no, assolutamente, guarda, questo non è il mio mestiere. Quindi io non farò mai questo mestiere qua. E a quel punto stava nascendo Parteza, in seno ad Heineken. Tu sai che Parteza è una proprietà al 100% esatto. Allora, di Heineken. Spiegami in Italia. Questa. Ah, tutte okay. Le nostre quote sono in Heineken e Heineken Italia consolida la Parteza per Heineken and Roo. Nasce per la distribuzione su fuori casa, fuori casa, e nasce già alla fine degli anni 80. E io entrai nei primi anni del 90. Dobbiamo pensare a un'azienda che non ha un brand. Il brand di Parteza sono le persone che lavorano in Parteza. Quelle sono il nostro punto di forza ed è il nostro brand. Ma ascolta, allora, io dicevo che quando penso a Parteza io dico io Heineken. A bere sì, ottimo. Vai. Heineken e vale a dire la birra. Però c'è anche un componente vino. Perché mi spieghi Parteza, un pochino? Certo. Parteza, come abbiamo detto, vive nel fuori casa e noi siamo in Italia. In Italia stare fuori casa vuol dire socializzare, vuol dire sorridere, vuol dire stare in compagnia, vuol dire stare con le persone. In Italia questo è rappresentato da 2 bevande, secondo me, e sono la birra e il vino. Quindi come non poteva Parteza far partire un progetto appositamente per il vino? Ma avete anche spirits? Sì, allora abbracciamo tutto il beverage. Abbiamo le 6 categorie principali del beverage, che sono ovviamente birra, vino, e queste sono le nostre 2 categorie che chiamiamo gold, cioè quelle sulle quali mettiamo il cuore, oltre che cercare il consumatore. E poi ci sono le altre categorie, diciamo, di servizio, come l'acqua minerale, il soft drink and spirits now. Ok. Spirits che sempre di più invece stanno entrando nell'abitudine di consumo dei giovani. C'è stato un grande, io ti parlo, sono qua da 40 anni e tu pensa che in 40 anni nel mercato italiano il consumatore, l'età del consumatore medio fuori casa, ok, non è mai cambiata, ha sempre ballato fra i 40 e i 42 anni e poi 4 anni fa è arrivato il Covid. Il post-Covid sta cambiando le abitudini dello stare fuori casa per l'italiano e sta cambiando le abitudini quindi anche del consumatore. Quello che non era successo in 40 anni è successo in 3 anni. Oggi il consumatore, l'età del consumatore medio è poco più alta di 30 anni. L'età media del consumatore questa è cambiato, ma non solo, è cambiato anche l'orario nel quale il consumatore esce. Se tu guardi i fuori casa, i canali del fuori casa, tu hai il bar diurno, ok? Il bar diurno è la grande, ma sui 300.000 punti di consumo in Italia,
il bar diurno rappresenta la grande massa, il 45% dei punti di consumo sono bar diurni. Bar che lavora principalmente dalla colazione e poi però chiude presto la sera. Poi c'è il mondo della ristorazione, sì. Quindi stiamo parlando di tutta la ristorazione, partendo dal medio piccola trattoria fino alla ristorazione, diciamo, di altissimo profilo. E poi abbiamo quello che chiamiamo il mondo del serale, che è fatto dal bar serale, cioè quello che chiude tardi la notte, oppure anche dal pub, dalla birreria. Okay? Cosa succede in questo momento? Sta crescendo il mondo della ristorazione. La ristorazione sta acquisendo quote di consumo. Il bar diurno, smart working, modo di lavorare diverso, sta soffrendo. Pensa alle persone che oggi si ritrovano tanti giorni a lavorare in casa, mentre prima in realtà dovevano uscire presto la mattina per andare fuori casa. Si permettevano magari il bar a mezzogiorno, eccetera, veloce, e poi rientravano a casa. Queste persone oggi stanno in casa a lavorare fino alle 5, alle 6, ma poi non restano in casa perché sennò morirebbero lì dentro. No? Certo. E a quel punto ecco la spinta ad uscire. Quindi ecco la spinta dell'orario dell'aperitivo che sta crescendo. L'aperitivo sta crescendo, quindi gli spirits, il cocktail, esce il ragazzo giovane, esce la persona che vuole un aperitivo, e qui ecco il motivo dell'aumento degli spirits. Nel momento in cui poi invece abbracci la cena, e quindi la voglia comunque di star fuori, ecco che la ristorazione sta crescendo molto. E questa è una grande opportunità per il mondo del vino. È molto interessante. Un'altra cosa questo. È che stanno cercando una qualità superiore i nostri consumatori. I nostri consumatori oggi preferiscono spendere qualche lira in più, ma avere qualcosa di piacevole, di qualità. E questo nel mondo del vino si sta verificando in maniera molto impattante, ma anche nel mondo della birra. Quindi voi servite tutta l'Horeca, diciamo. Esatto. Allora, in Italia sono 110 province, Partesa opera su 75 province, quindi stiamo parlando di tutto il nord Italia, il centro Italia, e non operiamo nel sud Italia. Ok. Noi abbiamo 500 venditori, 500. Non sono agenti, sono dipendenti o anche con contratto di agenzia. Una forza vendita totale di quasi 600 persone. Caspita. Su un totale. E quanti clienti avete? Abbiamo 36.000 clienti. Partesa è leader nel mercato del fuori casa. Il mercato del fuori casa è caratterizzato da piccole aziende di distribuzione a livello provinciale. Partesa ama definirsi network proprio in questo senso. E dove esistiamo siamo comunque o leader o co-leader. Ma i nostri competitor locali sono sempre diversi. Allora, mi verrebbe da dire, chiederti, in percentuale nel vostro portafoglio, quanto incide il vino? Perché sai, io sono molto vino-centric. La categoria birra domina il nostro portafoglio, ovviamente, con circa un 30% dei nostri volumi, ma il vino è immediatamente a ruota. Allora, diciamo così, nel cuore stanno alla pari, ma in termini di volumi il vino è la seconda famiglia nostra. Ma il vino è l'unica categoria che all'interno della nostra forza di vendite, dei 500 venditori, ha una forza di vendite anche dedicata. Noi abbiamo anche 35 wine specialist. Sì, sì, perché sono venuti anche a fare corso da noi. E sono coordinati dai nostri tre regional wine manager, che sono coordinati da quella figura un po' strana che forse tu conosci. C'è questa cosa a Partesa per te. Sì. E poi ora c'è una sottostante Partesa for Wine. Sì, potresti contestualizzare questa cosa un po'? Allora, Partesa per te è il nome della nostra piattaforma B2B. Ma che quindi sempre è un servizio, o è nato durante la pandemia? Partesa per te, che questa applicazione di business to business, è stata una proposta veramente di qualità che abbiamo voluto dare ai nostri clienti. Il cliente che può autonomamente verificare cosa c'è nel nostro catalogo, verificare tutto quello che può interessargli relativamente a Partesa, fare anche l'ordine direttamente volendo, senza aver bisogno del venditore che viene a farti la visita. Ma il punto è proprio questo, cioè Partesa per te in realtà è il più grosso aiuto che noi possiamo dare ai nostri venditori, cioè regalare tempo ai nostri venditori. Regalare tempo perché?
perché la maggior parte del loro tempo era in una rincorsa alla presa dell'ordine. Che cosa ti serve oggi? Quanto ti devo mandare? E non avevano tempo per presentargli i nostri fantastici prodotti, per parlargli di vino, per parlare del business, per collaborare all'interno del punto di consumo, per avere un rapporto veramente di aiuto e di partnership. Sì, quindi Paltese per te è una piattaforma strumentale per comunque facilitare sia il business che la conversazione. Questa è Paltese per te, che presto diventerà Easel. Easel? Easel è un anteprima. Ne parleremo questo, un'altra volta di questo. Allora, però ora torniamo a Paltese for Wine. Invece non è, questo è un pochino diverso, più incentrato sulla comunicazione, mi pare. Paltese for Wine nasce per esaltare, diciamo, la nostra forza, la nostra qualità proprio nella categoria vino. Vuole dare al mondo del vino uno specchio nel fuori casa unico. Quindi è veramente una partnership anche con i nostri supplier, con i nostri proprietari di cantine. Noi abbiamo la volontà di poter raccontare le loro storie ai nostri clienti, le storie dei loro vini, la storia delle loro famiglie, la storia delle loro persone. Ok, allora l'ultimissima domanda. Yeah. Ok, allora cioè, sei qui da, hai detto che hai cominciato 34 anni fa, tutta la tua vita adulta praticamente. Praticamente quali sono altri, diciamo, obiettivi che vorresti portare? In Paltese? Sì, sul Guarda, Paltese. Allora io chiuderei dicendoti qual è il nostro dream. Il nostro sogno. Il nostro sogno è veramente disegnare il futuro dell'Horeca, conquistando proprio in senso di amore, conquistando il cuore dei nostri clienti e un percorso che ci porti locale dopo locale e bicchiere dopo bicchiere. Ok. Con questo sogno, filosofia, stiamo disegnando il nostro futuro. Però. Ok, all right. E vogliamo disegnare anche il futuro di questo fantastico mercato del fuori casa. Perché il mondo del fuori casa rappresenta veramente in tutto e per tutto i nostri valori, che sono quelli della gioia, sono quelli della cura per le persone, sono quelli della passione soprattutto, e anche quelli in un certo modo di, fammi dire così, di coraggio. Ok, gioia, passione, cura e il coraggio. Ok, that's a very good way to wrap this up. And it is a wrap with Managing Director of the Big Boss of Paltese, Massimo Reggiani, here and now in Rome for Wine Q. Ciao ragazzi, alla prossima. Thank you very much. Grazie. Cheers. Cin cin. Cin cin with Italian Wine People. And that's a wrap. For more fascinating stories from the world of wine, go to italianwinepodcast.com or find us on SoundCloud, Himalaya, Spotify, or wherever you get your pods. Don't forget to subscribe and like all our channels. Cin cin, and thanks for listening.